siamo amati da tutti, ogni giorno non c'è una persona che non ci fa i complimenti. Questa è una soddisfazione che noi ci prendiamo ogni giorno. Siamo nel quartiere di Borgo Nuovo, ogni mattina una trentina di persone si alza con scopa e attrezzi per venire a pulire le aree di questa zona. Qua adesso diciamo sono pulite, c'è qualche pezzino di carta, ma qualche mese fa c'era proprio uno schifo, ammiravi sopra la spazzatura. Ogni mattina, 5 giorni la settimana, e facciamo un dorette a pulire le strade del nostro quartiere, che è una bella borgata, e siamo molto, molto contenti di quello che facciamo, perché ci rendiamo utili per, almeno per il nostro quartiere, perché siamo tutti percettori di reddito di cittadinanza. Cosa vi ha spinto a scendere in strada? Per lavorare. È questo, è più di per lavorare. Perché una volta che lo Stato ci sta aiutando, è giusto e doveroso anche noi fare la nostra parte, come minimo. Anche perché per il nostro quartiere stesso. Si iscrive nel nostro gruppo su WhatsApp e noi come ogni mattina ci organizziamo, ci vediamo tutti, siamo la famiglia, scherziamo, lavoriamo e andiamo avanti e siamo tutti contenti. Potremmo stare a dormire o nel divano, a vedere il televisore, oppure in qualche bar a fare chiacchiere con qualche amico. Invece c'è gente anche addirittura oltre i 60 anni che, e siamo gratificati di quello che facciamo, siamo pure contenti, sai, perché siamo e benvenuti anche nel nostro quartiere, perché questo non è un quartiere, è una comunità, perché giriamo tutti i quartieri, ci conoscono tutti e bene o male quando ci vedono siamo accolti anche bene, nel senso che non siamo neanche né sfottuti né nel resto, e ci fanno anche i complimenti per quello che facciamo, perché ci sta anche un sacco di gente intelligente che capisce. C'è gente che magari non lo fa, ma noi ci dissociamo, non ci interessa tutto il resto, perché siamo parecchi, siamo 31.000 a Palermo, potremmo essere tanti, purtroppo non lo pensiamo, per fortuna tutti allo stesso modo. Ogni tanto esce qualche notizia, no, di qualcuno che prende il reddito e fa qualche altro lavoro, cosa ne pensate di queste persone? Ma queste persone secondo me è sbagliato, perché se uno prende un reddito e reddito di cittadinanza, questo è un reddito per il lavoro. E ti puoi anche fare mettere in regola, è normale, puoi lavorare, dichiari che lavori e basta, stai lavorando. Ci sono posti che la gente non può andare perché non può transitare, perché ce l'è anche abbastanza alta, quindi potremmo farla tutta di sana pianta, perché siamo un bel numero e al che possiamo accedere dei PUC, che sono dei permessi che ci abbiamo anche un'assicurazione anche tra di noi, perché non siamo assicurati. Non ci interessa nient'altro, ci interessa solamente avere delle attrezzature. Vestiario e attrezzature, bravo Filippo. Ci interessa solamente di essere assicurati, magari qualcuno ti può fare anche male, anche se siamo molto attenti, perché non siamo ragazzini. Tra voi vi conoscevate? Sì, ci conoscevamo, però adesso ci conosciamo meglio e posso dire che siamo una famiglia, che ci vediamo tutta la mattina. Ma veramente. Dopo tutto questo noi siamo orgogliosi di quello che facciamo e di pulire e mantenere pulito il nostro quartiere. Bravo!